Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Siamo pronte come ogni pomeriggio per parlarvi di tutti gli inciuci, di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore, perché ci sono aggiornamenti praticamente continui nel mondo del gossip, dello spettacolo e non solo, perché anche oggi non parleremo soltanto di amore ma soprattutto di litigi. Litigi, di rivalse, sassolini tolti dalle scarpe, quindi chi più ne ha più ne metta. Che nonostante i sassolini, però insomma, più che sassolini sono pietroni quelli che si sono sassoloni, effettivamente. Poi parleremo di un po' di dinamiche tra sorelle, tra antagoniste, tra influencer, quindi veramente tanti tanti aggiornamenti. Partiamo come sempre, perché il nostro primo argomento è sempre un po' più serio, e partiamo quindi dalle ultime dichiarazioni di una ex Miss Italia. E inizialmente ho un po' tremato, perché andando a vedere l'anno in cui è stata Miss Italia, cioè il 2001, mi sono resa conto che è passato veramente tanto tempo. Un po' troppo tempo. Sì, parliamo di 20 anni fa e parliamo di Daniela Ferolla, che appunto è stata Miss Italia nel 2001. Ed io ho anche un particolare ricordo di lei, perché ricordo che venne a Caserta per una serie di gire di firmacopie, di autografi, come si dice un po' in gergo, e ricordo che arrivai con delle amiche del liceo, alzai gli occhi al cielo perché penso sia alta 1,90 m, sì. Quindi sono rimasta già particolarmente colpita da questo, ma poi veramente veramente una bellissima ragazza, semplicissima, proprio bella. Ricordo che avevo un vestitino, questa corona scintillante di Miss Italia, ovviamente la foto che ho ancora, lei è bellissima, noi inguardabili, poi non dire adolescenti così. Quindi non dire così, perché nel periodo dell'adolescenza ci sono dettagli che dobbiamo rimuovere tutti quanti. Però e poi ricordo che lei aveva un vestitino rosso e io avevo un pantalone rosso, proprio, che ti lascio immaginare. Almeno quindi eri in tinta. Sì, sì, sì. Ero coordinata, assolutamente. Lei ha parlato proprio della sua carriera in un'intervista che ha rilasciato negli scorsi giorni, e ha parlato di un aspetto molto particolare della sua carriera. Infatti ha detto che nei primi tempi, per diventare poi conduttrice, quindi da ragazza molto bella ad elevare anche il suo status, ci ha messo un po', perché infatti tutti i ruoli che le volevano dare erano legati alla sua bellezza, quindi era costretta a imbruttirsi, tra virgolette, vestire degli abiti di taglie più grandi, non troppo aderenti, proprio per cercare di far passare in secondo piano questa bellezza e cercare di far emergere di più le sue qualità e la sua bravura. E devo dire che questa cosa è abbastanza triste. Rispetto ad oggi, Miss Italia nel 2001 era una kermesse totalmente diversa. Insomma, le ragazze che calcavano quel palco, oltre ad avere una bellezza disarmante, avevano anche dei contenuti molto importanti. Pensa ad esempio a Cristina Chiabotto, insomma, quindi tutte persone che hanno avuto poi una carriera al di là della loro bellezza. Fatto sta che comunque la bellezza aiuta, soprattutto nel settore televisivo, perché è ovvio, insomma, avere un bel viso è un biglietto da visita ineguagliabile. Però ecco, il risvolto della medaglia è proprio questo, che molto spesso ci si perde nella bellezza e non si guardano altri fattori, e quindi comprendo anche la sua difficoltà nel cercare anche di mostrare le sue qualità. Già viviamo in un mondo in cui la donna deve lottare costantemente per avere un ruolo nella società, e poi addirittura strumentalizzare la bellezza, insomma, è qualcosa di deludente. Sì, diciamo che al giorno d'oggi, ma evidentemente anche nei primissimi anni 2000, è difficile dimostrare di essere belle e brave, e quindi magari ci avrà messo sicuramente un po' più di tempo a dimostrarlo. Poi ha avuto comunque una buona carriera da conduttrice, poi ha avuto un attimo di stasi, e poi ultimamente si è rivista anche parecchio in varie ospitate, sì, in vari programmi televisivi. Chissà se magari qualcosa bolle in pentola e la rivedremo anche
anche con ruoli diversi, proprio magari con un programma suo. Beh, si spera, anche perché diciamo che per la maggiore queste ragazze intraprendono la carriera d'attrici, quindi le vediamo vestire altre vesti, ecco, il gioco di parole ci sta. Però ecco, in questo caso scegliere questo tipo di carriera forse è stata un'arma a doppio taglio, perché ovviamente sì, viene facilitata per la sua bellezza, però insomma i contenuti che poi può presentare sono molto poveri e bisogna anche ragionarci sul percorso da fare, perché quando si partecipa a Miss Italia si è molto piccole, quindi non si sa ancora cosa si vuole fare da grandi e soprattutto non si conosce il mondo dello spettacolo, quindi ci sono delle difficoltà come nella vita quotidiana, però maggiorate perché insomma è un settore molto pieno di rivali. Miss Italia è stato un trampolino di lancio per tantissime, non solo poi coloro che hanno vinto, anche sì, coloro che hanno partecipato, basti pensare Caterina Balivo, Roberta Capo, Anna Valle, che si è rivista in varie serie TV anche nelle ultime settimane, Roberta Capo, quindi veramente tantissime hanno utilizzato Miss Italia come trampolino di lancio. Poi da qualche anno la kermesse ha subito dei cambiamenti, delle rivoluzioni, a stento ci ricordiamo, a stento sappiamo chi ha vinto l'edizione odierna di Miss Italia. Cioè io almeno non le ricordo, le conosco perché magari possono essere sulla copertina di un settimanale piuttosto che un'ospitata ogni tanto e dicono lei è la vincitrice di Miss Italia, ma non le conosco. Sì, ma anche perché è cambiata la rete in cui viene, sì, trasmessa Miss Italia, quindi non è uno di quei canali più conosciuti in cui ovviamente volente o nolente facendo zapping si guarda una parte del programma, quindi bisogna andarsi a cercare il canale e quindi cercare la kermesse. Non so, non ti so dire il motivo legato a questa mancanza di interesse anche a pubblicizzarlo, forse possono essere diversi gli obiettivi, fatto sta che insomma c'era anche Fabrizio Frizzi che guidava questa tipo di rappresentazione, non essendoci più lui è difficile trovare poi qualcuno che riesca a stare al passo. È verissimo, sono cambiati i tempi, sono cambiati un po' forse anche i canoni di bellezza, è difficile poi trovare al giorno d'oggi una ragazza veramente a quel sapone, come sappiamo molto spesso già piccolissime ricorrono alla chirurgia, quindi è anche difficile poi dettare dei canoni diversi, originali anche in questa kermesse effettivamente, anche se poi come diciamo sempre anche per i talent è solo un trampolino di lancio, poi bisognerà studiare, bisognerà fare tanta gavetta e poi chi è davvero bravo e ha delle qualità riuscirà ad emergere ovviamente. Sì, anche perché proprio Miss Italia insomma ti dà l'opportunità in un anno di fare molta esperienza, ma dopo quell'anno insomma si riconsegna lo scettro, si fa un passaggio, esatto, di testimone e ci si dimentica se non si è riusciti in quell'anno, che poi a quanto raccontano le Miss è molto difficile stare al passo con tutte le celebrazioni, con tutte le organizzazioni che vogliono insomma la Miss in presenza. Dopo quell'anno vanno tutte nel dimenticatoio se non hanno diciamo delle basi solide. È verissimo, bisogna sempre dimostrare ovviamente il proprio talento e le proprie qualità, cosa che provano a fare anche le sorelle Nastri, sì, Angela e Chiara, che si sono rese protagoniste nelle ultime settimane di un bel po' di polemiche. Anche loro sono fautrici ovviamente del chirurgo plastico, certo, lo possiamo, certo, dire senza alcun problema perché è abbastanza palese, entrambe protagoniste di vari reality, dei show di Queen Mary, quindi assolutamente avvezze a tutte le dinamiche televisive, social, influencer, alla costante ricerca dell'amore che ora, come ben sappiamo, hanno trovato entrambe e hanno deciso bene di ispirarsi un po' ad altre sorelle famose, di creare un loro marchio di costumi. Sì. Ovviamente mini costumi. Sì. Che si risparmia possono... sulla stoffa. Esatto, e si possono permettere però praticamente solo loro, chi ha delle connotazioni fisiche similari, quindi molto molto magre, molto molto formose allo stesso tempo. Sì. E la cosa che subito ha stuzzicato la curiosità di molti è che questa linea era molto molto simile anche nel servizio fotografico, praticamente identico alla linea delle sorelle Kardashian, sì, accomodate così per un nulla. Sì, diciamo che molti si ispirano alle Kardashian proprio perché sono molto formose, sono magrissime e sono formose, a volte anche in modo esagerato.
Però ecco, effettivamente c'è una copia, un copia e incolla, c'è stato, forse perché si manca effettivamente di originalità. Diciamo che in questo periodo, l'hai detto anche tu più volte, bisogna creare qualcosa di originale, altrimenti si è semplicemente gli stessi che propongono un tipo di colore diverso, ma il materiale e l'idea è la stessa, quindi bisogna fare anche un pochino pace col cervello. E poi non capisco questa vena imprenditoriale che sta colpendo tutte queste ragazze, piuttosto che insomma mettersi a studiare e cercare di dare un senso anche alla loro esistenza. Lì secondo me cavalcano un po' l'onda, perché come abbiamo visto ovviamente in grandissimo con Chiara Ferragni, molte acquistano un capo di una determinata persona famosa soltanto per averlo nel proprio armadio, nella propria collezione, non curanti del prezzo oppure se sia bello, brutto. Quindi è solo il capo di quella marca piuttosto di quell'influencer, quindi faccio una foto, divento anche io influencer a mia volta sui social, quindi anche un po' uno specchietto per le allodole in questo periodo dove ovviamente non si può uscire, quindi è tutto social, è tutto Instagram, è tutto foto, vogliono un po' approfittare, quindi avviare un'attività remunerativa, possiamo dire. Beh, diciamo che anche i prezzi non è che siano poi modici. Voglio capire, insomma, Chiara Ferragni, certo, che è nata con questo settore, lei stessa si è definita imprenditrice digitale e ne ha fatta di gavetta, insomma, quindi non è che è alle prime armi. Però le nastri, insomma, non è che siano poi così originali con questa linea, tant'è vero che insomma se ne sono dette di ogni e hanno ricevuto molte critiche, perché insomma soprattutto in questo periodo che non si può uscire e si sta sui social molto di più, si fanno dei collage per cercare di capire come creare polemica, quindi bisogna stare attenti. Eh sì, quelli però devo dire sono molto divertenti, ma la cosa più bella è che le sorelle Nasty hanno copiato le Kardashian. Ma c'è qualcuno che ha copiato anche le sorelle Nasty, perché poi è tutto un giro, è tutto un intreccio, ed è Giulia Salemi, che ha creato anche lei al contempo, tempo fa, una linea di costumi che è liberamente ispirata a quella, possiamo dire, delle sorelle Nasty a questo punto e delle Kardashian, perché sono una combo ormai. Ed effettivamente, guardando un po' di modelli, è vero che i costumi quelli sono, le mode ovviamente che si seguono sono quelle. Lo scorso anno ad esempio andavano i costumi con questi anelli, con queste sfere. E effettivamente però ci sono tanti elementi simili, ma soprattutto i vari servizi fotografici sono sempre uguali e poi si copiano un po' a vicenda, cosa che però non è nuova poi alle sorelle Nasty, tant'è vero che avevo visto che persino in un servizio fotografico personale avevano copiato lo stile di un noto rapper, quindi è tutto un mondo che va un po' così. Sì, anche perché insomma, diciamo che conosciamo, sulla musica ci sono i crediti che bisogna insomma versare, e invece su questa tipologia di plagio come funziona? Non vedo che insomma qualcuno reclami i diritti. Fatto sta che insomma scomodare le Kardashian per questa lite, insomma l'abbiamo anche detto, la Kardashian adesso è impegnata in un divorzio difficile, quindi lasciamola stare. Però la Salemi, ecco, l'ho vista anche un po' strana appena uscita dal Grande Fratello, perché cercava comunque di aggrapparsi a questo mondo, cercando di trovare anche uno spazio per se stessa. Abbiamo saputo che insomma ha conosciuto il figlio di Pierpaolo, ha conosciuto i genitori di Pierpaolo, quindi doveva trovare un altro modo per far parlare di sé. Come farlo con una linea ispirata, copiata, alle Nasty? Non ti so dire cosa c'è dietro tutto questo, anche perché non sappiamo nemmeno che tipo di estate vivremo, quindi comprare un diciamo costume. Esatto, la priorità al momento non è comprare costumi, piuttosto pantofole. Sì, almeno siamo comodi. Scarpe da ginnastica. Infatti proprio stamattina ascoltavo in radio di una statistica che parlava della difficoltà delle donne a rimettere poi i tacchi, sì, quando sarà il momento. Infatti dice che si sono così, ci siamo, anzi perché ci metto entrambe, sì, nel calderone, ci siamo così abituati ovviamente alle scarpe comode, sia per il lavoro che ovviamente nel stare tanto tempo in casa, al massimo fare una passeggiata all'aria aperta per fare un po' di movimento, che poi nessuna ha dichiarato di voler più mettere i tacchi quando sarà il momento, più semplicemente per andare a fare una cena, si spera, dopo il 26 aprile. Sì, incrociamo le dita. Diciamo che effettivamente è così.
almeno sul tacco sottile, il tacco a spillo, è impensabile ritornare perché bisogna riabituare il piede e poi le conseguenze potrebbero essere negativissime per bolle, insomma, piagucce che potrebbero uscire. E devo dire che questa cosa è vera perché ci ritroviamo tutti in questa situazione. Anche il fatto di pensare magari più in là del prossimo mese diventa difficile. Quindi apprezzo anche la volontà da parte di queste influencer nel guardare sì, così lontano. C'è una visione ottimista della sì, vita. E beate poi loro. Chiara Nasti l'ha chiusa così, ha detto semplicemente: Giulia Salemi, fatti una vita. Ecco, quindi qua, molto delicata. Esatto, sì, molto sì, come sempre. Magari come si sempre farà un tatuaggio, esatto, con questa frase. Con un costume, sì, qualche frase non troppo carina. A riguardo, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo perché abbiamo una seconda parte esclusivamente dedicata all'amore. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania dopo questo break pubblicitario e siamo pronte finalmente a parlare d'amore, di tanti intrecci e non solo, poiché abbiamo in primis una notizia bomba che collega un po' tutti i fili delle scorse settimane, perché ci mancava un tassello e ce ne manca ancora un altro, sì, in realtà. Siamo però in attesa. Esatto, siamo in attesa, andiamo per step. Infatti eravamo alla ricerca del nuovo amore di Dayani Mello e finalmente l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato e ahimè, o anzi meglio così, non è Stefano De Martino che resta sempre uno scapolone, sì, almeno sembra ci sia un amore segreto che ancora non è emerso dalle ultime indiscrezioni, però sembra proprio che Dayani sia tornata con Mario Balotelli. E qui ve l'avevamo detto, ci sta tutto, perché c'erano troppe cose che tornavano. Sì, l'avevamo detto, gli indizi, si conoscevano da piccolini. E poi era una storia che già era nata in passato, ma non era mai sviluppata perché poi poco dopo ha avuto una figlia, quindi era tutto troppo... Non potevamo non pensare a Balotelli perché effettivamente troppe cose tornavano, sì, e poi anche l'incontro che c'è stato al Grande Fratello forse ha fatto affievolire anche i litigi che c'erano stati tra i due, perché non si erano lasciati in un modo felice, diciamo. È verissimo, con qualche battuta un po' troppo piccata da parte dello stesso Balotelli, che non era piaciuto ovviamente anche perché non solo volgare, ma ovviamente anche in diretta televisiva, non ha fatto fare una bellissima figura alla stessa Dayani, ma lui ancor meno, ma non è un'icona di stile, no, diciamo, lo sappiamo fin troppo bene. Una coppia sicuramente molto chiacchierata, entrambi hanno dei figli, quindi ovviamente famiglia allargata, hanno anche degli ex compagni e delle ex compagne abbastanza pesanti, possiamo dire, come ruolo, poiché soprattutto nel caso di Mario Balotelli, ovviamente una starlette, Raffaella Fico, che poi è ritornata in televisione proprio nelle, sì, TV campane, quindi sta cercando un po' di essere nuovamente sotto le luci dei riflettori come conduttrice, quindi anche qui, sì, conduttrice sportiva per ovviamente di più, voglio sottolineare, completamente diversa poi rispetto a come era prima. Sì, sì, si è rifatta dalla testa ai piedi. Esatto, l'hai detto tu, non l'ho detto io, però concordo assolutamente. No, perché all'inizio insomma attirava l'attenzione perché era bellissima, sì,
Poi non si è capito che cosa è successo, ma si è trasformata e devo dire che i ritocchini che si è fatta hanno peggiorato il suo aspetto fisico perché non hanno risaltato i lati. No, l'hanno invecchiata, è vero che anche in quel caso sono passati, penso, almeno 10 anni, sì, se non di più, quindi ovviamente il tempo passa per tutti, non si ha più la freschezza di quando si avevano 20 anni. Però nonostante ciò, effettivamente parliamo di una ragazza così bella che non aveva assolutamente bisogno neanche di quei ritocchini e poi aveva costruito su di sé un'immagine eterea, un'immagine, sì, molto innocente, che poi si è capovolta in pochi mesi, perché poi ha conosciuto Mario Balotelli, è uscita subito incinta quando, sì, invece era intoccabile. Sì, aveva messo all'asta la sua verginità, se ricordate, quindi non è che era poi così positiva questa immagine che veniva fuori, però sai, insomma, si pensava che essendo una bellissima ragazza tutte le male lingue, come si dice, insomma, avevano detto insomma sarà una ragazza facile, invece no, aveva dimostrato di essere esattamente, sì, l'opposto. Poi davvero era innamorata di Balotelli molto, ed è stata una figlia voluta, insomma, quindi vero, è stata cresciuta anche insieme, sì, da parte, sì, di tutti e due, quindi non è che ci sono stati poi dei problemi. Fatto sta che oggi sembra che le strade dei due si siano completamente separate e vadano ognuno per la propria strada. È verissimo, la figlia di Diane invece l'abbiamo vista ugualmente a ridosso del Grande Fratello, ormai, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, una starletta, anche lei bellissima ovviamente, con una mamma del genere è ovvio, anche lei molto sotto i riflettori, spesso anche nelle foto sui social, quindi c'è da gestire anche questa doppia situazione ovviamente, oltre che a due caratteri molto molto particolari. Sì, anche perché sono entrambi pesantucci, quindi non è che sia molto semplice da gestire questo rapporto. E poi entrambi non fanno attenzione a ciò che dicono, quindi molto spesso si lasciano andare anche a pensieri che dovrebbero tenere per sé. Abbiamo visto Diane Mello durante il Grande Fratello, insomma, ha dimostrato di essere una persona molto particolare, su cui era difficile fare affidamento. Balotelli lo conosciamo, quindi non diciamo nulla di nuovo, però ecco, non la vedo una coppia che potrà andare avanti per tanto tempo, perché insomma, riprovarci dopo tanti anni e con dei figli che, insomma, appartengono poi ad altre relazioni, è una relazione abbastanza difficile, però questo è il periodo dei riaccostamenti, quindi vedremo cosa succederà. Vedremo, sono curiosa anche di scoprire i commenti di Mario Balotelli, che solitamente si dà subito a frasi sopra le righe quando esce una notizia di gossip che lo riguarda, però manca ancora questo tassello, cioè noi vogliamo sapere chi è la fortunata che ha rubato il cuore di Stefano De Martino, se effettivamente è ancora single. E su questo, insomma, non ci sono novità. Lui è talmente furbo e talmente stratega che riesce a nascondere a tutti la verità. Probabilmente non si sta frequentando con nessuno, o forse ha qualcuno in testa e nel cuore, però è molto bravo, insomma, a non dare indizi a riguardo. È vero, anche perché si sta godendo le sue ospitate da Queen Mary, sì, insieme a Emanuele Filiberto, con lo stesso stash, quindi tutto ciò che pubblica è collegato comunque o al figlio, ed è sempre un papà eccezionale, o proprio a questa esperienza televisiva, quindi dei duetti canori ed anche artistici con la sua danza con stash, piuttosto che in dei siparietti simpatici con Emanuele Filiberto, quindi più di questo nada de nada. No, più che altro sta attirando le critiche di molte esperte del ballo, sì, perché insomma stanno dicendo che lui, insomma, non, è come se avesse dimenticato la sua esperienza da ballerino, quindi sta ricevendo molti attacchi da questo punto di vista, quindi forse è un periodo nel quale lui ha deciso di concentrarsi molto di più sulla carriera che su relazioni, finché non è certo, insomma, di aver incontrato la donna della sua vita. Anche se sinceramente a me proprio il format degli ultimi anni dei programmi di Queen Mary non piace, perché sono registrati, non, sì, c'è più il televoto sovrano, quindi ovvio che essendoci sempre gli stessi giudici, che magari vengono anche un attimo estradati, sì, dalla stessa produzione o comunque da chi vorrebbero per merito durante tutto l'anno accademico, per così dire, far arrivare in finale, ovviamente ci può sta
dare anche un giudizio del genere. Già prima, quando lo scorso anno, anche se non erro, ogni puntata cambiavano i giudici, ovviamente sì. C'è un criterio di valutazione soggettivo e oggettivo, ma diverso. Sì, ed è questo il problema, che effettivamente anche noi da casa non ci ritroviamo nelle parole dei giudici. Però proprio a proposito di Stefano Di Martino, si vociferava un interessamento, un interesse nei confronti di Martina, la ballerina. Quindi ci sono tante cose che bollono in pentola, e sicuramente, insomma, la scelta di avere sempre gli stessi giudici probabilmente è anche legata al Covid, perché purtroppo, insomma, si è riusciti ad avere il pubblico in studio, cosa che l'anno scorso non c'era, e quindi mancava anche quella volontà di poter permettere ai ragazzi di avere questa esperienza e di viverla a 360 gradi. Quest'anno c'è il pubblico, ma i giudici sono sempre gli stessi, quindi... speriamo per l'anno prossimo che ci sia una giusta sinergia tra giudici diversi o comunque giudizi di merito, ed anche ovviamente sempre più pubblico, vuol dire che le cose sono andate per il verso giusto. Ultimo argomento, che più che un argomento sono aggiornamenti, perché l'avevamo già anticipato anche un po' ieri, però è arrivato il chiarimento. Ieri è stato consegnato un tapiro a Diletta Leotta, proprio per queste polemiche sulla storia d'amore che sarebbe finita con Gian, e invece lei ha smentito tutto, ha detto no, come, io con Gian sono innamoratissima, sta andando tutto a gonfie vele, lui effettivamente è volato via in Turchia, io non sono andata perché sta correndo un po' troppo, il matrimonio magari ci sarà in futuro, non adesso che è troppo presto, però sono innamoratissima e soprattutto sono molto felice. Ha parlato anche della scomparsa di Gian sui social, perché quello che fa ancora un po' strano, ha detto una questione di business legata ad alcuni progetti lavorativi, quando per realtà dovrebbe essere il contrario. Sì, di regola dovrebbe essere il contrario, però io non credo ad una parola di quello che lei ha detto, mi spiace Diletta, però penso semplicemente che, messa con le spalle al muro, abbia cercato di ripulire un pochino la sua immagine, perché quello che ne è venuto fuori, ecco, effettivamente di lei la carnefice e di Gian la vittima. Esatto, oppure può darsi anche che sia un segnale per dire: per me non è successo niente, perché soltanto non sono andata, è lui che sta facendo l'offeso. Come Ponzio Pilato, se ne è lavata le mani. Esattamente, ecco. Secondo me è così. È stato un po' troppo semplice gestirla in questo modo. Fatto sta che, insomma, Gian non rilascia interviste, non fa percepire niente. E l'unica cosa che ci resta è chiamare i genitori di Gian e sapere che cosa sta succedendo. Poi le parole della mamma, scusa se ti interrompo, che comunque al momento della partenza del figlio per la Turchia ha detto: ti auguro il meglio, trova la tua strada, il tuo cammino. Un po' strano, un cammino senza di lei, poi un po' particolare, no? Non torna. Cozzano le frasi della madre, cozzano le frasi della figlia, perché è come se non si fossero messe d'accordo sulla versione da dare. Infatti, perché giustamente poi la mamma di Gian tutela Gian, Diletta tutela se stessa. Giustamente. Fatto sta che, insomma, è una storia che è andata velocissima, e forse effettivamente, insomma, voglio dare il beneficio del dubbio a Diletta, e forse questo stop è stato un modo per allontanarsi e anche vedere se effettivamente si mancano, o era tutto legato a questa immagine, questa infatuazione che si ha all'inizio. Queste foto su Instagram. Queste foto, questo fotografo che spunta all'improvviso come un fungo dopo la pioggia, per rendere omaggio a questo amore. Vedremo. Vedremo cosa succederà. Noi, cari amici, siamo in chiusura. Vi diamo appuntamento a domani pomeriggio. Grazie mille, Elvira Vigliano. Grazie, Alessia. E in quanto a Gossip Mania, torniamo ovviamente domani, ore 18:30 su Teleprima. Buon pomeriggio.